Gianfranco Dionisi, romano di 63 anni, viceprefetto al Ministero dell'Interno nella capitale fino a dicembre del 2022, è dal 5 gennaio nuovo prefetto del capoluogo Barbaricino. Questa mattina ha incontrato la stampa. Tra le priorità in agenda del neo governatore locale c'è il tema della sanità, il disagio giovanile che sta diventando un fenomeno preoccupante, specialmente in città, l'incontro con tutti i sindaci del territorio per ascoltare le esigenze delle diverse comunità. Oggi qua lei ha voluto un incontro con i giornalisti sui temi caldi del territorio, perché? Perché io credo molto che attraverso anche i giornali e la collaborazione che mi possono dare possiamo fare sempre di più squadra per andare a stanare i problemi, affrontarli e cercare di risolverli. Quindi ho bisogno molto della stampa e dei mass media in genere. In agenda quali sono le priorità del territorio? Le priorità sono dettate dall'esigenza del prefetto di rivolgersi soprattutto alle persone, per il benessere delle persone, soprattutto quelle più svantaggiate. Quindi è ovvio che quando si parla di emergenze, si parla di emergenza sanità in primis, di emergenza sicurezza, di problematiche legate alla viabilità, alle problematiche sociali, problematiche del lavoro, perché ci sono delle istanze molto importanti in provincia, quindi tutto quello che serve a migliorare le condizioni delle persone, soprattutto, ripeto, quelle più svantaggiate, faranno parte della mia agenda.